esaltare l'immagine femminile. Tanti dicono che una donna che ha una scarpa da cavovilla è una donna che sta al fatto suo. Oggetti d'arte chiamati scarpe. A Stra avevamo un'azienda che primeggiava per le calzature. Noi della Riviera de Brenda siamo stati premiati dalla fortuna che i nobili venivano da Venezia per l'estate e portavano con sé tutti i loro artigiani e questi lasciavano anche l'arte di quello che facevano. E a Stra si è creata questa specializzazione dell'arte delle calzature. Ogni scarpa ha una storia, La Creo nasce nel 75, quando noi stavamo studiando di portare la novità che io avevo visto sul bracciale romano al Museo di Napoli, che distinguevano la nobiltà secondo i cerchi del bracciale, e allora abbiamo portato questa idea sulla caviglia. È stato un oggetto che ha avuto particolare successo, particolare fortuna, ed è diventato il nostro emblema, il nostro simbolo. Abbiamo portato il museo del MoMA a New York, è stata ben vista, ben premiata dalla stampa e adesso ci segue su tutto quello che è la nostra storia. Veneziana deriva dai ricami veneziani, che era la nostra specialità del Settecento. Abbiamo ricavato da queste brave artigiane l'arte per fare un ricamo su una tovaglia. Sono ricami di persone che facevano prima i vestiti, sono tutte persone molto abili. Si avvolge la caviglia in una maniera fantastica. Ogni stagione rinnoviamo tutto quello che può essere stimolo al capriccio. Perché se uno ha capriccio, ha soddisfazione, va avanti e tutto serve per dare entusiasmo. Se non c'è il capriccio, la vita diventa monotona. La creazione viene fatta da una grande passione che spinge alla ricerca e nella ricerca vengono fuori tutte queste belle cose che troviamo e che devono costantemente essere portate avanti, perché il nostro è un moto perpetuo, non si ferma mai, la moda deve dare sempre novità e questo moto perpetuo si può mantenere solo se c'è il divertimento dietro. Se uno si diverte nel fare quello che crea, allora non finisce mai, perché è moto perpetuo. Io quando vedo un bello oggetto lo penso subito, me lo immagino già su una scarpa e dopo la penna, il disegno, mi faccio un bozzetto e dopodiché da quello ricaviamo la realizzazione. Sono 6 linee che tracciano la scarpa. Bisogna che ci sia sempre uno spunto di un qualche cosa. Tutte queste cose hanno una partenza. Se io vado a San Marco e vedo che il pavimento è bellissimo, il disegno del pavimento, il mosaico della chiesa di San Marco, abbiamo ricavato la calzatura. Eccola qua.
vedete la chiesa di San Marco, questi mosaici, vedete qui come è venuta fuori la scarpa? Eccola qua, questo qui è un quadro del Balla. Qui non è stato particolarmente difficile, perché io ho preso il quadro del Balla, l'ho riassunto e l'ho riportato sulla tovaglia. Questo qui è un altro serpentello che si avvolge sul serpente. Questo qui era questo, vedete? È semplice dirlo, bisogna avere la passione per farlo. Io volevo portare in cielo. Ho detto facciamo una sola con la polvere delle stelle. Più in alto di così non si può andare. Se noi non avessimo avuto la tecnologia e la capacità di portare la tecnologia vicino all'arte, non sarebbe stato possibile fare tante cose. Potremmo aver fatto un decimo di quello che abbiamo fatto. Ma con la tecnologia che abbiamo dei laser e di tutte queste cose che possono avvicinarsi, per creare le basi di dare un insegnamento a chi deve fare una cosa, come deve farla. La porta di Venezia era una porta sentimentale. E il tuo amore, sai, Venezia ti dà emozioni, ti dà gioie. E come si fa a descriverti una gioia? Noi abbiamo un obbligo dentro di noi che è la base di tutto, il sogno. Perché la vita senza sogni non ha sapore.